Ciao ragazzi, allora oggi volevo fare un video per parlarvi degli ombretti cremosi e ultimamente stanno andando molto di moda questi ombretti e vi volevo dare anche la mia opinione sperando che vi interessi. Io non ne ho tantissimi, ne ho 4-5, sì. Ne ho uno dell'Elf, che avete già visto in vari video, due della Kiko, uno è questo qui a cuoricino, che ci sono ancora credo, un altro è di questa collezione, quella della Sammus, uscita mi pare l'anno scorso se non sbaglio. Uno della Essence, quelli nuovi, della Stay All Day, e uno della Catrice che è Made to Stay, uno degli ultimi che ho comprato. Poi ho anche, vabbè, gli eyeliner, quelli cremosi, che io spesso e volentieri utilizzo come ombretti cremosi, tipo che ne so, quello lì della Kiko, questo qui, oppure per esempio questo qui della Essence, Smoky, come si chiama? Smoky Eyes 7, quello che ha l'ombretto e l'eyeliner che non utilizzo come eyeliner ma utilizzo come base. Oppure altri, come si chiamano? Altri eyeliner, tipo questo dell'Elf, quello blu che è il Midnight, sì, che non mi piace come eyeliner, quindi lo utilizzo come base. Oppure questi qui della Essence, i gel eyeliner. Oppure altra alternativa sono, per esempio, scusate ma non me l'ero preparato questo, me ne prendo uno, e i Long Lasting Stick Eyeshadow della Kiko. Questi io li utilizzo sia nella rima interna, sia come base per l'ombretto, o semplicemente come ombretto in crema, appunto sfumandolo. Oppure con un pennellino ci vado a fare la riga di eyeliner, quindi questi sono quelli che ho, che preferisco di più perché sono molto versatili. Allora, però parliamo proprio degli ombretti cremosi. Allora, parliamo di quello dell'Elf. Quello dell'Elf è questo marrone che si chiama Bronzed, credo. Sì, Bronzed. È bello grande perché comunque, anche se la scatolina è molto più grande di tutto il prodotto, questo è il prodotto, l'avete già visto in vari video, tra cui quello, vi metto qui il link, quello ispirato a Melissa Gordon di Ghost Whisper, credo si dica così, così lo potrete vedere utilizzato. È un bellissimo colore, è più altro è riflessato, non ha dei brillantini veri e propri. Questo è il colore, questo è proprio cremoso, eccolo qui. Questo è uno tra i miei preferiti perché è molto bello, si sfuma bene, ha un'ottima tenuta, io quindi questi qui ve li consiglio, almeno il marrone, poi gli altri non so bene come siano, però il marrone è veramente un bellissimo colore, vedete che ha dei riflessi sul bronzato, è di base un marrone molto scuro e con sopra questi riflessi e mi piace veramente tanto. Quando magari andate di fretta va benissimo, magari da mettere un po' così o nella piega, anche io lo utilizzo anche come per poi applicarci sopra un altro ombretto marrone per intensificarlo, quindi questo mi strapiace. Quelli della Kiko invece ne ho due, appunto. Questo è lo 01 Cream Eye Shadow, ombretto in crema. Sono questi qui a cuoricino, che sono quelli che costano pochissimo, tipo 2 euro. Allora, io ho questo dorato che ce l'ho da un bel po' ormai. Allora, questo è un po' diverso come ombretto. Questo è il colore, vedete? Ha dei bei riflessi dorati. Si vede? Aspettate. No, vabbè, non si vede tanto perché è proprio leggero leggero questo qui. E questo io non vi consiglio di metterlo da solo senza una base sotto perché non regge, cioè va nelle pieghette dopo circa 2 secondi. Quindi se lo volete utilizzare applicate sotto la vostra base, ne so, un Urban Decay o un Elf o quella della, che ne so che c'è, quella della Essence, insomma una base di cui vi fidate e poi sopra andate ad applicare questo. Io lo utilizzo anche come punto luce, magari qui all'angolo interno o leggermente sotto le sopracciglia, proprio poco poco un filo perché lì comunque è più difficile che vada a infilarsi nelle pieghe. Su tutto l'occhio evito di usarlo e se lo uso appunto applico una buona base sotto perché non dura praticamente niente. Però ecco, per il prezzo che hanno sono carini, non so gli altri colori se siano molto pigmentati, ho preso questo che è estremamente chiaro e dà proprio questo riflesso dorato molto leggero. Altro è questo qui che è lo 04 Light Green, è della Sammus Eyeshadow, Sammus, non so se si chiamasse così la collezione, non ricordo. E è nella boccettina di vetro, mentre questo dell'Elf credo sia plastica, questo qui non lo so. Questo è molto carino, questo è proprio una mousse invece, non è cremoso, è proprio mousse. Questo mi piace tanto, questo qui vedete ha una texture molto diversa, ve lo faccio vedere, è bellissimo, è un verde pistacchio, non si vede, è molto, non so come farvelo vedere. È più pigmentato di quanto voi lo vedete perché ho la luce. Vabbè, è un bel verde con dei riflessi dorati, non ha glitterini, ma sono semplicemente dei riflessi, quindi da seconda di come sbatte la luce. Questo adesso perché
No, non riesco a farvelo vedere, però fidatevi, è un verde un po' più pigmentato. L'ho utilizzato anche questo trucco nell'angolo interno, però vabbè, voi non lo riuscirete a vedere bene. Però è veramente, veramente un bel colore, dura tutto il giorno. Alcuni ho sentito che dava dei problemi, tipo che pizzicava sull'occhio. A me non dà nessun tipo di problema. Questo è molto bello, soprattutto magari d'estate, con questi riflessi dorati da mettere proprio su tutto l'occhio, così per dare quest'aria più fresca. Ma io lo utilizzo anche come base per altri ombretti. E mi piacciono tantissimo, se questo l'ho preso in offerta, tipo quando mettono i cestoni dalla Kiko, su magari dei prodotti che rimangono delle collezioni, e l'ho preso. Non so, non credo si trovi ancora, però veramente ottimo. Passiamo agli ultimi due. Allora, quello dell'Essence e quello della Catrice. Vi parlo della Catrice, questo l'ho preso da qualche giorno, l'ho già utilizzato però. E si chiama Made to Stay Long Lasting Eyeshadow, lo 020 ho preso, che si chiama Romance Gone Bad. L'ho pagato sui 2,79 euro, credo, 2,90 euro, meno di 3 euro comunque, o forse 3 euro, vabbè, insomma, quei prezzi lì. E questo ha, aspetta, vi dico anche quanti prodotti. Questo 5 grammi di prodotto, questo della Kiko 3 grammi, quello della Elf, questo qui ne ha, aspettate, non c'è scritto. Probabilmente sarà scritto sulla scatolina, però penso sia un bel po' di prodotto perché è abbastanza profonda la confezione. Mentre questo della Kiko ne ha 6 ml, questo qui. Quindi il prodotto ce n'è. L'unica cosa che io odio di questi ombretti è che hanno questa parte troppo alta, secondo me, quindi andarci a pucciare dentro il dito mi rimane un po' difficile. Allora, io ho preso questo colore che secondo me è bellissimo, ha un effetto stupendo sull'occhio, ve lo faccio vedere anche questo. È un, non so spiegarvelo, un grigio con dei riflessi verdognoli, è bellissimo, l'ho messo ieri e tutti mi hanno fatto complimenti per l'ombretto. Dà molto sul grigio, però a seconda di come sbatte la luce poi ha dei riflessi molto diversi, non è un grigio così scontato, ecco, è veramente bello. E ieri però l'ho applicato con il pennello, quindi ho messo dentro il pennellino, l'ho un po' scaldato, quindi l'ho fatto un po' sciogliere, diciamo, e poi lo sono andata ad applicare sulla palpebra mobile. E a me è piaciuto tantissimo, è durato tutto il giorno, e non ha fatto pieghette, non si è andato a raggrumolare, si dice, non lo so, vabbè, mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto, veramente carino, e penso che comprerò anche altre colorazioni perché sono ottimi e veloci anche da applicare quando magari si ha di fretta. Allora, questo dell'Essence, questo è lo Stay All Day Long Lasting Eyeshadow, vi ho preso lo 01 Copyright. Allora, io sentito, queste sono 5,5 grammi di prodotti, quindi leggermente di più di questo della Catrice, anche se sembrerebbe più grande quello della Catrice perché ha il tappino più, vedete, è più alto, però vabbè. Copyright, allora, ne ho sentite, ho visto parecchie recensioni su questi ombretti e tutti ne parlano strabene. Io devo andare sempre controcorrente, se no non sono contenta. A me non è piaciuto. Allora, potrebbe anche essere che io ho preso una confezione forse fallata, non lo so. Adesso scusate, ma tutto, ok, la carta che si era rotta. Non lo so, a me non piace. Sinceramente non mi piace proprio la consistenza e come rendono sull'occhio. Allora, questo è il colore è molto bello. Però non so spiegarvi cosa non mi piace, perché non lo so neanch'io effettivamente, però non mi piace, ecco, mi rimane difficile utilizzarlo. Allora, questa è il colore e questa è la consistenza. Ho come l'impressione che questi ombretti si prendano male, cioè non so, non riesco a spiegarvi bene. In senso, quando io vado a mettere il dito dentro, mentre questo, ve lo faccio, non so spiegarmi bene, scusatemi. Vedete la differenza? Io non so se vedete la differenza. Questo qui della Catrice, quando passo il dito così nel vasettino, si prende bene, è omogeneo. Mentre questo dell'Essence ha dei punti dove rimane più denso e meno denso. È una cosa che non lo so, non mi piace. Vi faccio vedere anche sull'occhio. Sì, sull'occhio, sul. Aspettate che non si vede. È una consistenza strana, sembra tra una mousse e un. Tra una mousse e un ombretto proprio in crema. Allora, io non so se ve lo vedete. Vedete, ci sono dei punti dove il prodotto è più evidente, mentre gli altri è andato quasi a svanire. Sulla mano non è neanche brutto l'effetto, però sul mio occhio io non riesco ad utilizzarlo, cioè lo utilizzo ma non mi piace perché non riesco a stenderlo bene, cioè mi rimane sempre in alcuni punti un po' più di prodotto, in alcuni punti un po' meno prodotto. E ripeto, probabilmente è questo prodotto che, cioè, forse è questa confezione, o forse è questo prodotto che non rende bene. Ne prenderò un altro per provarlo perché comunque ne ho sentito parlare bene, non una, ma parecchie persone, quindi ecco, non è solo una persona che ci si è trovata bene. Fino adesso non ho sentito review negative. È un prodotto che comunque si può utilizzare perché non è che è proprio orribile, orribile, per carità, poi è una mia opinione, come mi ci sono trovata io.
Però ecco, boh, non riesco a farmelo piacere. Cioè, ho provato più volte, ho fatto no, vabbè, tutti ci si trovano bene perché io mi ci devo trovare male. Cioè, non so dirvi. Cioè, se voi mi chiedeste adesso se vi consiglio quello dell'Essence o quello della Catrice, io vi consiglio questi della Catrice perché mi piacciono molto di più, sono più belli, hanno una bella consistenza, si stendono bene, si sfumano facilmente, anche sfumandolo il colore comunque non se ne va dove gli pare, ecco. A me piacciono tanto. Quello dell'Essence comunque ha una durata fantastica e non si muove da lì una volta messo, per carità, questo non gli si può dire niente. Però ecco, a me non piacciono, non mi piace la consistenza, è strana, perché non è tra il molliccio e il duro, capito? E quella consistenza è un po' strana che io non gradisco. Non lo so, non so, non riesco a farmeli piacere proprio, quindi probabilmente, ripeto, è un problema mio con questi ombretti. Però ecco, per quanto costano, cioè io ci sto un po' più attenta, gli dedico un po' più di attenzione e poi riesco a stenderlo. Ok, ho già parlato troppo, volevo fare un video breve, è durato 10 minuti. E niente, io spero, fatemi sapere se conoscete qualche altro ombretto cremoso che vi piace, e se ce n'è qualcuno consigliatemelo qua sotto. Fatemi sapere voi come vi siete trovati questi qui dell'Essence, naturalmente, perché mi interessa sapere i pareri degli altri. E niente ragazzi, quindi io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, vi mando un bacio grande e al prossimo video, ciao ciao!